Mi è piaciuto questo campus, anche se mancano 2 giorni, io volevo stare qui un po' di più. Qui è bello e mi piace molto. Mi è piaciuto stare insieme anche agli altri. Si mangia bene? Purtroppo ho fatto un sacco di capricci, perché questa malattia dell'HD, ADHD, che ce l'hanno alcuni bambini, ma e così. Ciao. Perché si partecipa al Campus Start? Beh, per fare un'esperienza di vita. Nel corso del campus le famiglie incontrano due figure professionali. Ci sono i master e ci sono i tutor. La prima figura è quella dei master, che sono dei miei collaboratori formati. Alcuni sono pedagogisti, alcuni sono psicologi, psicoterapeuti, altri sono semplicemente insegnanti, se semplicemente si può dire. Ognuna di queste figure collabora con me per progettare un tipo di percorso che serva a far vivere ai tutor, ai bambini e alle famiglie un'esperienza unica. Chi sono i tutor? I tutor sono ragazzi e ragazze che durante il corso dell'anno io ho formato in percorsi formativi differenti. Dopo la parte, diciamo, un pochino più concettuale e teorica, io seleziono le persone che in un certo punto di vista mi ispirano di più e le invito a partecipare a questa parte pratica. L'aspetto relazionale è l'aspetto sicuramente più importante. Nell'arco dei 5 giorni c'è la possibilità di conoscersi, di rompere la diffidenza iniziale che si ha il primo giorno e poi di entrare in empatia, in relazione positiva, sia con la famiglia che col bambino. È stato bellissimo vedere come giorno dopo giorno è nata questa collaborazione, questa cooperazione, nonché anche amicizia fra le famiglie, ma anche fra i bambini, dove magari i primi giorni si bisticciava un po' e poi giorno dopo giorno ognuno portava il proprio contributo e chiedeva all'altro un aiuto, un'idea. È stato veramente meraviglioso. Questo posto è bellissimo, un posto fuori dal tempo, dallo spazio, è immerso nel silenzio e ha creato una bolla magica nella quale i bimbi sono molto più tranquilli, molto più collaborativi. C'è una vivacità sana e gioiosa che non è quella urbana che ci angoscia. Si comincia la mattina in cui c'è il buongiorno. Nel buongiorno io cerco di motivare i tutor per dare il massimo durante la giornata e poi si inizia l'attività. L'attività prevede una parte genitori in cui io e un altro mio collaboratore, da anni il dottor Bissoli, gestiamo il gruppo genitori attraverso una sorta di parent training, cioè un percorso formativo non solo per trasmettere strategie, ma soprattutto per condividere delle percezioni. Noi ci occupiamo di più della gestione dell'aspetto trasformativo che tentiamo di offrire, di proporre ai genitori per riuscire a sviluppare la miglior relazione possibile con bambini difficili e faticosi nella loro gestione quotidiana, mentre c'è un gruppo eccezionale di tutor che si occupano di più delle attività con i bambini. Noi cerchiamo di dare a loro degli strumenti soprattutto per conoscersi come genitore e per conoscere i loro figli.
I bambini non arrivano qua e poi vanno a casa e sono bambini diversi. Siamo noi che vediamo le cose da un altro punto di vista, che per noi è fondamentale. E quindi bisogna leggermente smussare quei punti di vista e vedere le cose in maniera diversa. Diversa e positiva, perché se un genitore le guarda in maniera positiva, il bimbo reagisce in maniera positiva. Parallelamente i tutor lavorano con i bambini e anche i bambini fanno un lavoro di conoscenza, cioè approfondiscono alcune loro fragilità e cercano di andare a scoprire i loro punti di forza. I bambini stanno con noi tutor facendo delle attività molto molto interessanti, organizzate, precise nei tempi, con premi e punizioni. C'è la possibilità di faticare, di sudare e però di divertirsi, ovviamente facendo rispettare le regole dei giochi e le regole anche sociali, cioè il rispetto dell'altro, e quindi c'è la possibilità in un gioco di specchi di rivedersi senza giudizio e di crescere insieme. Ognuno dei bambini che partecipa al campus, secondo noi, ha dei superpoteri e queste attività servono per mostrare a tutti gli altri i superpoteri che i bambini posseggono. Sono dei bambini che in realtà cercano un posto nel mondo, un posto per loro, che in realtà spesso abbiamo paura di trovare, di ricercare, ma che in realtà loro per primi, se presi per mano, ci aiutano a trovare la giusta via. Poi c'è un momento in cui genitori e figli si ritrovano. Ci sono delle attività pensate per far collaborare genitori e figli e quello è il momento in cui i bambini possono mostrare ai genitori i loro superpoteri e i genitori hanno occasione di vedere nei bambini qualcosa di diverso. L'ambiente è molto sereno, molto, molto protetto, i bambini hanno familiarizzato molto velocemente e quindi si è 4 giorni come in una grande famiglia. Durante il pomeriggio al campus siamo soliti fare delle uscite. Sono esperienze delle quali questi bambini normalmente sono privati proprio per paura che accada chissà cosa, e invece vedere che riescono a vivere la stessa esperienza degli altri bambini, che non sono così pericolosi in realtà, almeno non sono più pericolosi degli altri come si pensa, li porta poi ad aprirsi a delle esperienze che magari non avrebbero mai fatto. È un'esperienza di arricchimento soprattutto credo per noi tutor, perché le famiglie vivono quello che noi viviamo 4 giorni, 365 giorni l'anno. Questi sono dei genitori davvero coraggiosi e noi dobbiamo dare loro una speranza. Ma quello che mi preme sottolineare è proprio quello che si porta a casa da parte dei tutor. Quello che si porta nel cuore, nella pelle, i sorrisi, gli sguardi. Che non hanno bisogno di parole, ma che ti lasciano un segno. All'inizio ero molto scettico perché le esperienze non sono state molto positive. Poi venendo qua ho vissuto la realtà e mi sono dovuto ricredere. Sono sicuro di portarmi a casa un bagaglio molto utile per poter riuscire a
costruire qualcosa di bello con mio figlio. Tutte queste varie stimolazioni si stanno incastrando veramente nella maniera giusta e sto trovando la dimensione proprio per trovare un approccio differente. Un punto di vista nuovo che mi può far vedere panorami stupendi.